Olivetti Lexicon 80. Terminata con la fine della Seconda Guerra Mondiale la produzione delle macchine per scrivere M40, la Olivetti presentò nel 1948 una nuova macchina per scrivere, la Lexicon 80. Progettata dall'ingegner Giuseppe Beccio e alla cui realizzazione in qualità di designer collaborò Marcello Nizzoli, con una carrozzeria dalle linee armoniche ed equilibrate. La Lexicon 80 venne esposta al MoMA, Museum of Modern Art di New York, come esempio di design italiano nel mondo. La carrozzeria, in lega d'alluminio, ricopre il telaio della macchina ed è facilmente asportabile, consentendo un veloce accesso ai congegni meccanici e semplificandone la manutenzione. Questo modello, dalle linee arrotondate, racchiude alcune novità costruttive, quali una struttura portante reticolata che fornisce ai meccanismi interni una base leggera e robusta, un sistema di scorrimento del carrello costituito da un tubo in acciaio temperato che scorre su cuscinetti a sfere, fornendo alla macchina un buon allineamento della scrittura. Le prime versioni vennero marchiate M80, successivamente Lexicon 80. Le carrozzerie dei primi modelli erano di colore beige, le ultime versioni di colore azzurro. Vennero prodotte più di 780.000 esemplari dal 1948 al 1959, quando vennero sostituite dalle Diastron 82.